Buonasera a tutti alla DOC da Brescello. Sapete, la mia cena oggi è composta con un cotto e crudo e mangiato. Guardate che meraviglia. E ho voluto abbinare un po' di atmosfera con tante luci colorate, perché giustamente, sento che io vi amerò per sempre, io vi amo. E ho voluto dedicare questa canzone per voi perché vi amo tanto. Amici, amiche, signori, signore, ragazzi, ragazze, fratelli, sorelle, bambini, soprattutto il nostro futuro. E diamo inizio alle danze. Da Brescello, direttamente la mia cena, è un panino camezzino con pomodoro, tacchino, kebab, magari cotto e mangiato. Ma dai, pollo grigliato alla doc. Ma dai, ma dai, metto un sale. E giustamente mettiamo anche il pepe. A me pepe piace mangiarlo a tutte le parti, madonna me. A ricotta e mangiare. Vale. Vale. Ma ogni tanto un po' di atmosfera ci vuole, ma lei, mio padre direttamente l'aveva fatto un po' secco il pollo, però mo ho fatto acuto prezzo. Ma dè, buono il kebab, questo qui c'è il meglio di tutto. A me il kebab piace, kebab, tacchino, pomodori, ma dai. Ieri sera ho fatto il bravo, non ho mangiato niente. Perché se continuo a mangiare sempre io divento obeso, e il maestro delle tenebre non può diventare obeso, e se no fa la pena. Dai! Giustamente voi siete discepoli del maestro delle tenebre. Ma dai! Male. Male. Ragazzi e ragazze, qui non si fa altro che mangiare. Normalmente siamo persone e dobbiamo mangiare a forza. Dobbiamo dare vita all'organismo. Immaginate senza mangiare che vita era, di cacca. Voi dite ma perché il maestro dice così? Perché io mangiamo sono stancato. Ma dai! Mm.
Al Viale non posso andare, da qua adesso 10 km non posso andare, perché se vado là verba la manetta, perché dal paese non ci possiamo muovere. Mi manca stare i polipi. Mandatemi, mandatemi con il corriere, se volete, con il cuore, con il cuore. Perché i corrieri qui passano. Ah! Cioè, ieri mi è arrivato il calice delle tenebre, mi arrivano pure i polipi. Senza impegno. Dollare a mare. Non è un obbligo, eh. Senza impegno. Ma dai! Ma dai! Ma dai! Se volete la mia via, l'indirizzo, il cap, dove spedire, il nome e cognome vi do pure. Mi mandate un po' di cose di frutta di mare, magari. Ovviamente c'è un bel saluto alla doc, li potrei anche salutare sempre. Ora mangiamo carpaccio di tonno alla doc, fresco e genuino come voi, ma dai, crudo e mangiato. Io qua non ci metto l'olio, non ci metto niente, neanche il sale, perché questo è già naturale. Questo è tagliato, guardate, vivo! Viva! Il Dio dov'è? Viva! Crudo e mangio la rega. Vaya! Un mega fornello. Ho fatto il bravo, guardate, ho fatto il bravo. Madre. Ma per farlo durare, sai che faccio? Un minuto, guardate. Dai! Ah! Do cagre sempre, do cagre sempre, ma c'è da avere, oh! E chi è? Mangiato e cagato, ma dai! Boh, mi bevo prima un goccio di vino, alla vostra salute. Al calice delle tenebre! Madre, per allungarlo un po', insomma, quando l'aria è povera, a macinare spugume l'acqua, io l'acqua vado da minimo un mese e mezzo che non la bevo. Anche perché nel vino, quando creano il vino, fabbricano il vino, giustamente nel vino l'acqua ci deve sempre stare, perché come fanno a fare il vino senza acqua? È impossibile, ma dai! A stra i crude e sto mangiando lei. E giustamente è venuta mia nipote, buongiorno, e mangiata lei. Caro, non accende la luce, come si dice quando si viene? Buongiorno. E fatti vedere, questa è mia nipote, la mia bellissima Carol. Buongiorno. Molti sono esatto, zio? Bravissima, bene. E niente, Carlo, per favore mi passi quel foglietto che c'è sul tavolo, che devo fare dei saluti ai miei fratelli, che giustamente devo salutare tutti quanti. Devo fare un cazzo. Fasca! Ma fa caldo, ma c'è quello, vabbè. Esattamente è così. Oggi salutiamo, ah è vero, scusatemi, crudo e mangiata lei. Buono. Maga! Oggi salutiamo, oggi, stasera, figli miei, giustamente,
E poi figli miei, vabbè, poi giustamente è Jessica, quando fa la pipì fa troppo rumore, manca Jessica, lo stava chiusa la porta della cantina, giustamente Jessica, quella fa, quando va a fare la cacca, scava, fa la pipì, e manca Jessica, e niente, allora, un giorno speciale, stavo dicendo, a figli miei, Paribello e Aaron 75 alla Doc. Jessica, mannaggia te, mannaggia! Mocca te, Jessica! Niente! Muffa, succede, alla Doc. Alla vostra salute, un saluto sempre al manager Alessandro. Vi voglio tanto bene. Alla Doc! E buona serata a tutti e ci aggiorniamo domani mattina come sempre, più di prima, chiamerò alla Doc. Mua!